Carlo Perelli è una leggenda, è una leggenda, e poi incontrarlo a Salone è un evento. Perché? Perché lui, Carlo Perelli, direttore responsabile di Motociclismo d'Epoca, è l'uomo che ha visto tutti i saloni di Milano, quando non si chiamava EICMA ma semplicemente Salone del Ciclo e del Motociclo, dal dopoguerra in avanti. Siccome è stato anche il mio direttore e io gli sono affezionato, gli voglio chiedere, Carlo, qual è stato l'evento, il salone più bello nella tua memoria, quello che ti ha colpito di più? Beh, certamente il salone nel quale c'è stata l'esplosione dei giapponesi, a cominciare con la famosa Honda CB750 Four, 5 marce, freno disco, avviamento elettrico, una roba che sembrava venuta da un altro mondo. Noi eravamo abituati a soluzioni molto più modeste, anche perché venivamo dal tempo di guerra, diciamo, quindi le richieste del mercato erano un po' quelle che erano, però ce le siamo tirate dietro forse fin troppo a lungo, e quindi quando è arrivata sta magnificenza giapponese, ecco che secondo me c'è stato proprio un passaggio storico in un altro mondo. E quello era il 69, perché allora si faceva il salone solo negli anni dispari, 1969. E poi che cosa ti ha colpito ancora di più a livello di novità? C'è stato qualcosa che ti piace ricordare? Ma ci sono state delle novità che forse mi piacerebbe ricordare, ma che poi non hanno avuto successo. Cioè, tante volte, specialmente a noi della stampa, capitava di vedere delle cose per le quali si pronosticava un avvenire radioso, dopodiché invece l'avvenire radioso non c'era. Ad esempio mi ricordo una Yamaha GTS, mi pare, con la forcella davanti fatta in un modo strano, ma adesso con questa qui sì che sarà bello alle curve qui su e giù, tanti bei discorsi, e poi panfete. Altra delusione, le moto intelligenti, quelle che noi dalla stampa definivamo la moto intelligente, poi i concessionari, gli importatori dicevano: ragazzi, sarà tanto intelligente, però non la compra nessuno, quindi lasciamole perdere. Io ricordo con tantissimo piacere quelle edizioni di Salone in cui c'erano, ti ricordi, tutti i cinquantini di ogni tipo, era la fine degli anni 60, e c'erano i 50, quelli da lavoro, ma anche quelli custom, i primi custom, quelli i primi enduro, e c'era una diversificazione di cinquantini che era una cosa fantastica, i ragazzini diventavano matti. Diventavano matti perché allora, diciamo che il primo sogno del 14enne era il motorino, adesso forse sono traviati da altri richiami, ma c'è stata l'epoca per esempio del Caballero, famosissimo Caballero, ancora oggi forse qui al Salone io non l'ho ancora visto, ma tutti gli anni la Fanti, che è risorta, ha messo accanto i modelli attuali, ha messo quello là, perché evidentemente il richiamo è esercitato dal Caballero vecchio stile, è fortissimo. Carlo, l'ultima domanda: quale moto vai a vedere per prima, cioè tra le anticipazioni, le novità 2014, quella che ti ha colpito di più? Ma intanto non ho completato il giro, sono solo a questo padiglione, però sono piombato lì nella Indian e ho avuto uno stringimento così, un'emozione forse superiore a quelle che sono le reali doti di questa moto, ma insomma l'Indian è un nome che ritorna, pare che ritorni in grande stile con delle moto abbastanza interessanti, quindi io mi sono un po' emozionato di fronte all'Indian. Questo non toglie che adesso, andando avanti nella camminata, magari mi capiti qualcosa tipo Ducati, tipo Guzzi, tipo Piaggio, eccetera, quindi non è detto che la Indian sia, è solo perché l'ho beccata per prima, ecco. Grazie Carlo, buon giro. Grazie altrettanto e auguri a tutti. No, no, no.